Se il Signore ci ha liberati, dobbiamo essere forti adesso, forti nel professare la fede, nel proclamare l'amore, forti nel portare il Vangelo in mezzo alle creature, viverlo e portarlo, essere cristiani veri, cristiani splendenti. Bastano pochi soldati per vincere la battaglia, perché il Signore non salva nella moltitudine, come dice la Scrittura, nella forza dei cavalli, ma salva nello Spirito. E se noi siamo pieni di Spirito, anche in pochi, potremo vincere molti, potremo vincere tutto e sbaragliare il grande nemico, perché la forza è del Signore, e chi combatte in noi e per noi è il Signore, e la vittoria di Dio.